La prima caratteristica è veramente l'invasione di podisti agonisti dall'Europa, con alcune presenze significative da Cina, Stati Uniti, Brasile, tutte le regioni italiane rappresentate, quindi tantissima passione che caratterizza questa terza edizione della nostra gara internazionale. E rimane la peculiarità dello splendido percorso che, partendo da Viale Kennedy, attraversa tutte le strade più belle del lungomare e del centro storico, per far ritorno in mostra d'oltremare con lo spettacolo della Fontana delle Sedra a fare da cornice appunto all'arrivo degli atleti. Altra peculiarità della gara è il villaggio al chiuso, sono circa 4.000 metri quadri che il venerdì e il sabato, quindi il 5 e il 6 febbraio, fungeranno da Expo. Invece la domenica saranno una vera e propria casa degli atleti, per cui gli atleti a pochi metri al traguardo potranno avere tutti i servizi al chiuso, e questa è davvero un'esclusiva della nostra manifestazione. È la terza edizione della gara internazionale di corsa su strada Mostra d'Oltremare Half Marathon, valida per il campionato regionale FIDAL, organizzata dalla Run Naples insieme con il Comune di Napoli e la Mostra d'Oltremare, ed inserita fra le 300 gare su strada più importanti del mondo. Poco più di 21 km su un percorso che segue anche la linea del mare ed iniziative collaterali di prevenzione per la salute, come quella per lo screening del tumore al colon. La mostra sostiene attivamente l'organizzazione dell'Half Marathon e infatti comunque non solo ha identificato una serie di spazi esterni per il percorso della maratona, ma anche degli spazi interni per il villaggio che verrà, diciamo, fatto dagli organizzatori di questa Half Marathon. Sono eventi importanti per la città e per Mostra anche, che continua a, diciamo, avere un ruolo particolare, perché comunque svolge sia attività fieristiche e congressuali, però continua a confermare quella volontà di apertura al pubblico e alla città anche con manifestazioni di questa natura. Leggo di una partecipazione impressionante, numerosissimi atleti, poi logicamente il passaggio per il lungomare, l'arrivo alla mostra d'oltremare. Insomma, abbiamo preso le eccellenze della città, abbiamo dato forse alla cittadinanza una manifestazione sportiva di prim'ordine. Poi mi piace molto il messaggio sotteso, quello della medicina preventiva, della cura, del benessere, quindi dell'informazione, non solo per gli atleti ma anche per i nostri figli, per i nostri ragazzi, quindi la sinergia con le strutture deputate alla prevenzione e alla cura delle malattie, le scuole, insomma una sinergia tra istituzioni e mondo dello sport e del sociale che sta diventando una caratteristica della nostra città.